Ciao a tutti, qui abbiamo il bloccomatore del Piaggio Sì, che in un precedente tutor avevo tolto il volano e lo statore che è elettronico. Adesso vado a smontare testa, pistone e cilindro. Prendo una chiave della candela, da svitare la candela, così la smollo, poi prendo una chiave da 11 e comincio a svitare i dadi che tengono la testa e prigionieri. Sono tre dadi con la chiave da 11 perché i prigionieri sono un filetto 7x1. Adesso io qua ho appunto un prigioniero 7x1, avvito qua così tiro fuori il dado senza tribolare. A me fa piacere fare i tutorial, ricordo a tutti che io quello che ho imparato andando ad aiutare un meccanico quando ero ragazzino e tante cose da solo come autodidatta. Ma io come professione non faccio il meccanico, ma faccio il conducente di autobus. Comunque, spero che i miei filmati fanno piacere a tanti e possono essere utili. Tolti i tre dadi, li ho messi lì, adesso tiriamo indietro la testa, giriamo al contrario perché ci sono le rondelle. Ce ne sono 5 perché ce n'era 2, 2 e qua una sola perché c'è già questa cosa qua, anche se in realtà deve esserci una sotto e una sopra a questa cosa qua della valvola. Secondo me l'hanno già smontato questo motore perché io l'avevo preso anni fa usato di pochi anni, ma comunque adesso lo scopriamo. La testa originale Piaggio, adesso il pistone è il punto morto superiore, vado a tirare indietro, vediamo subito. Motore cilindro sembra originale, qui abbiamo i fermi. Un fermo e un altro fermo. Di qua vediamo che c'è fermo originale Piaggio, di qua è diverso, quindi abbiamo una dimostrazione che questo motore qua qualcuno l'ha già smontato. Togliamo il fermo, lo mettiamo lì. Poi cosa faccio? Giro al contrario. Prendo un cacciavite magari un po' da battaglia, da batterlo sullo spinotto per far uscire lo spinotto dall'altra parte. Tanto qui basta battere poco. Vediamo se è sufficiente. Sì. Adesso cadrà la gabbia rulli, perché questo motore qua, essendo elettronico, ha l'ABL con lo spinotto da 10 mm. Invece sul modello più vecchio ha la bronzina praticamente che sta lì fissa, piantata a pressione con lo spinotto da 12 mm. Adesso la gabbia rulli la tolgo, poi quando vado a rimontare ne vado a mettere una nuova. Tolgo anche la guarnizione del cilindro. Anche se sicuramente è stato già smontato, vediamo che i travasi sono immacolati e sono originali. Infatti io in un futuro se vado a mettere un motore da 65 di cilindrata, per aumentare un po' le prestazioni, non vado a limare i carter e raccordare perché anche se li limi li raccordi va di più, però a me spiace rovinare un carter originale Piaggio elettronico, quindi non vado a limare i carter. Avessi avuto magari un paio di carter da battaglia lo potevo anche fare, ma ad andare a rovinare il carter originale non mi va. Adesso qua abbiamo il pistone con il suo spinotto che ho tirato fuori, tiro su e andiamo a vedere il pistone. Vediamo che comunque è in buono stato, a parte un po' l'annerimento dell'olio che è stato usato negli anni per fare la miscela. Le fasce, questo pistone qua, le fasce che non sono uguali, superiori e inferiori, ma sono differenti. C'è quella superiore che è fatta tipo una fascia T. Infatti vedete che il profilo come è fatto, che ha come un bordino e quando va a chiudere così, no? Invece, quella
quella sotto è la classica fascia che ha praticamente, una fresatura, che c'è il grano lì, che si va a unire sul grano, così, vedete? Invece, ad esempio, il motore elaborato, infatti qua il pistone sopra è un po' conico, diciamo, perché ospita quella fascia a T o L, chiamatelo come volete. Invece qua è una fascia tradizionale. Infatti il pistone diametro 43, che non so se ci sono elaborazioni, c'è il diametro 41 che lo facevano anni fa, che è tipo un 60, poi c'è il diametro 43 con 65 e ha le fasce normali così, sia superiore che inferiore, anche perché qua nel mozzo più di diametro 43 non ci entra. Anni fa, a differenza di adesso che vendono già il carter con il mozzo più grande per poter ospitare dei cilindri col pistone maggiore, tipo il Polini o il Pinasco o altri motori Malossi che sono di diametro 46 in ghisa o in alluminio. Ad esempio il Malossi fa diametro 46,5 in ghisa e bisognava lesare il carter. Anni fa come si faceva? Si toglieva l'albero motore, si chiudevano i carter insieme senza i prigionieri, si portava in rettifica e si diceva: voglio allargare questo diametro del mozzo a 50 mm, 2,3 o 50 mm e mezzo, così c'era un po' di praticamente un po' di spazio come dilatazione termica del metallo, perché se uno lo faceva a diametro 50 giusto, la camicia di 75 ci entra dentro, però poi quando fa dilatazione termica che si scalda, specialmente il motore in ghisa, si va a grippare il pistone, allora si faceva 50 mm e mezzo e si allargava sto foro qua. E poi vabbè, lì in quel caso lì dovevi raccordare per forza, perché non conveniva praticamente raccordare per forza, perché ero 75 di cilindrata, e così montavi sempre 13-13 qua nell'aspirazione perché il collettore è fisso, però avevi un motore più prestante del 65. Però io qua non farò niente di tutto questo, anche se in passato l'ho fatto cose del genere, perché non voglio rovinare il carter. Al massimo, quando lo richiudo originale, o monto 65 economico in ghisa, diametro 43, e magari metto un 13 una marmita da far andare un po' di più il motorino. E qua vedete il cilindro in ghisa, ma è in buono stato, è perfetto, anche perché poi il motore originale, se lo tieni bene, va benone. Qua c'è ancora questa fascia qua da togliere, andiamo a togliere, così fascia inferiore e fascia superiore. Qua è della combustione che è nero, comunque il motore diciamo che è in ottimo stato. Vi ringrazio per l'attenzione e mi fa piacere fare i filmati. Grazie a tutti gli iscritti. Ciao a tutti.